progetti, giusto? Sentiremo suonare questi ragazzi che hanno partecipato al progetto con la scuola Galileo Galilei, di cui parlavamo poco fa. Un accordo nato appunto tra la presidente della Filarmonica di Grosseto e il professor Giovanni Lanzini. Prima però di procedere al programma, c'è una piccola curiosità che devo raccontarvi su Marisa. Non so quanti la sapranno, però Marisa mi raccontava che faceva parte della banda fino a qualche anno fa. Lei era, credo, laggiù in fondo tra le percussioni, mi sbaglio? Sì, conferma. Era una di loro. Qui dietro conferma, noi sono senza microfono, quindi non si sente. Faceva la piattista, ecco, infatti. Quindi per lei non solo è un onore essere la presidente, ma una gran gioia essere in occasioni come queste, occasioni di auguri, è vero Marisa? Buonasera a tutti, buonasera, è già passato un anno, ci ritroviamo di nuovo, a me questo fa molto piacere. È una bella scenografia sia qua che là. Io chiedo un bel applauso ai miei ragazzi, sono loro i protagonisti di questa filarmonica città di Grosseto. Grazie ragazzi, siete il mio orgoglio. Sono veramente onorata, scusate le spalle, di essere la vostra presidente. Va bene? Io mi associo agli auguri e ai ringraziamenti che ha fatto la signorina Francesca, però volevo mettere un'altra persona, il presidente dell'Arte Maremma, che tutti gli anni ci fa gli inviti e mi prenoto per il prossimo anno. Va bene? Non si può tirare più indietro. Scusa Francesca, volevo prendere 10 minuti. Grazie. Ringrazio stasera qui il Presidente del Consiglio, l'Assessore Stellini, l'Assessore alla Cultura. E qui abbiamo l'onore stasera di avere tra di noi il Comandante dell'Aeroporto di Grosseto. Un applauso. Sono veramente molto onorata, l'ho conosciuto 4-5 giorni fa e vi devo dire la verità che è una persona squisita. È arrivata a Grosseto ancora una volta una brava persona. E ringrazio anche il colonnello Andolfi perché mi ha fatto da tramite per arrivare da comandante. Io ringrazio anche l'architetto Di Giotti, Giovanni, il nostro professore, che abbiamo fatto questo lavoro insieme, e la preside della scuola Galileo Galilei. Grazie di esserci, a noi fa molto piacere. Grazie. Voglio ringraziare anche il mio consiglio, la mia segreteria, il capobanda Pastorelli. Grazie. E tutti i ragazzi più piccoli e quelli più grandi. Grazie. I genitori di questi ragazzi che gli hanno insegnato dei valori, che li seguono nel loro percorso. Grazie a tutti. Io ora volevo fare una cosa, invitare il Presidente del Consiglio a dire due parole. Eh sì, ora ti sei riposato e vieni a far saluto ai cittadini. In questo frattempo voglio ringraziare il negozio dei fiori Floris che ci ha fatto questo addobbo. Da un pezzo che è in attesa di fare il suo ingresso, venga, prego. Ecco, buonasera anche a Paolo Lecci, il Presidente del Consiglio del Comune di Grosseto. Ecco, i fiori possono anche entrare. Grazie, stavamo dicendo che c'era un omaggio floreale per Marisa. Dunque Paolo, siamo
quindi a, io non so se ho detto il vero o il falso, che questo è un appuntamento storico e che la Filarmonica Città di Grosseto esiste veramente da tantissimi anni. Che esista da tanti anni credo siamo per tutti, che sia un appuntamento storico è altrettanto noto, che bisogna essere presenti, lo dimostra anche il sottoscritto che si è alzato dal letto e è venuto lasciando un po' di febbre a casa sua. Comunque, io dico una cosa, questo ci tengo veramente, talvolta la domenica per il corso, io sono uno che frequenta la città quando c'è la possibilità con la sua bicicletta, se si vuole anche la banda arrivare, chi ha problemi o chi è allegro, chi parla di affari oppure di problematiche, si ferma e attonito guarda il passaggio della banda. Io la chiamo la banda, il corpo filarmonico è la banda. Questo sta a significare che cosa? Che c'è una bella, una grande sinergia tra la società filarmonica città di Grosseto e la nostra città. Quindi rappresenta un vanto. Io faccio i complimenti alla Presidente, faccio complimenti, ma non sono spontanei, a tutti coloro che danno le loro prestazioni, perché dietro la loro grande professionalità c'è una preparazione, una pregazione, come diceva la Presidente prima, sia di loro stessi che delle loro famiglie. Allora, concludo facendovi gli auguri, emulando colei che mi ha aiutato a aiutare il mio babbo negli ultimi anni di vita, una signora che veniva dall'est e che diceva, al posto degli auguri, diceva tanta salute e tanta felicità. Questo lo auguro sinceramente a voi e inoltre vi dico, teniamo stretti questi valori, ma lo dovrei dire per primo a noi amministrazione, perché rappresentano veramente un valore aggiunto e un vanto insieme a altre associazioni della nostra città. Auguri a tutti e in particolare a loro. Un grande applauso per loro. Grazie. Grazie comandante di essere qui nella mia città. E ben arrivato. Ti passo il microfono. Sì. Presidente Perrini, grazie per il caloroso accoglimento qui questa sera, la calorosa accoglienza, grazie, mi unisco ai complimenti del Presidente del Consiglio e dei suoi e di tutti alla Filarmonica, quindi complimenti a voi. Che dire, questo intervento ovviamente non era pianificato, quindi mi ha lasciato un po' spiazzato, però sono onorato di essere qua e di rappresentare il Quarto Stormo. Il Quarto Stormo è una realtà molto, molto importante, ben inserita nel territorio. Queste dimostrazioni di affetto che io prendo non tanto per la mia persona quanto per il Quarto Stormo sono veramente, mi colpiscono e ringrazio molto per quello che per queste manifestazioni che si ripetono più volte. Quindi grazie a lei e grazie alla città di Grosseto a nome del Quarto Stormo. Comandante, ora lei mi deve fare una promessa. Siccome ha detto che sono bravi, fanno della buona musica, spero che vi sia piaciuta, vero? Ditemelo con un applauso. Applaudite! Lei mi deve promettere di fare un concerto. Grazie, è stato un buon concerto e voglio che tu dici anche qualche cosa. Ma non posso parlare solo io, lo sai, io preferisco più lavorare che parlare. Dai, che fai. Cosa dire? Questo è il mio ultimo concerto. Pessimo oratore, cioè non riesco a parlare. Cosa dire? Grazie a tutti. Ma Presidente,
scena a Milano a fare il concerto qua per Natale. Purtroppo è piccolo. Si va al il prossimo anno moderno. Moderno. Assessore, prossimo anno moderno. Cosa dire più? Mi fa grande piacere che sono riuscito a costituire una banda dove la maggior parte è fatta da ragazzi, giovani ragazzi. Si passa da, diciamo, una media di 13 anni ad arrivare a 15, 16. Ma non sono pochi, sono quasi 30. Per una banda è grande cosa. Grazie ora vi faremo avanti. L'ultimo pezzo sarà proposto da ragazzi più piccoli, quelli che vengono dal nostro, chiamiamolo, gemellaggio con la scuola Galileo Galilei. Cosa dire della Galilei? Una scuola che funziona molto bene. Funziona molto bene il corso di musica, dove è possibile riuscire a insegnare lo strumento giocando. Insomma, che cosa dire? I ragazzi riescono a prendere in mano per la prima volta uno strumento e vedere come è fatto, provare, vedere come si suona. Vedete i risultati? Nessuno di loro è stato forzato. Loro iniziativa hanno detto voglio continuare. E ce ne sono tanti. E questo fa piacere a me e penso fa piacere a tutta la cittadinanza. Bene, lascio la parola di nuovo alla Presidente. Grazie a te. Tanto lavoro. Tutti, veramente, e voglio fare i lavori. Prendo l'occasione e mi cerco il buon nome. A voi vi presenti, ma anche alle persone che stanno a casa, che non possono venire al teatro per motivi che oggi sappiamo tutti, alle persone che sono in ospedale, ai nonni, ai nostri, veramente i nonni, che sono una cosa importante, ai bambini. Io non posso dire un felice Natale, non me la sento. Il mio difetto è la sincerità, ma vi auguro a tutti, perché oggi la felicità, beh, è un pochino uscito di moda, però io dico la verità. Perché quando uno è sereno, piano piano arriva anche la felicità. E con questo vi saluto e speriamo che sia la musica che hanno fatto vi sia piaciuta. A me sporco. E noi ci teniamo a giugno di fare un concerto. Grazie.